Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi vi presento questi due junk journal che ho realizzato e che trovate sul mio negozio online Creations Candida. E nella descrizione del video trovate i link per accedere direttamente al negozio e ai junk journal. Ve li mostrerò uno per uno nel dettaglio, ma prima di fare questo vi voglio spiegare una cosa, perché ho fatto un lavoro un po' particolare. Cioè, io ho realizzato degli album, la struttura esterna, l'interno, adesso vi farò vedere, ho creato anche una copertina e una chiusura, però in realtà ad ogni album è abbinato un pacchetto di abbellimenti e di materiale che ho preparato, in modo che chi appunto acquista l'album può fare, secondo me, la parte forse più divertente, o perlomeno è sempre la parte che diverte di più me, poi non so per gli altri come se lo stesso, cioè quella di abbellimento delle pagine interne, se uno vuole aggiungere ancora delle cose alla copertina, insomma la parte per me più divertente, quella di decorazione, che è quella dove uno veramente si può sfogare, può fare quello che vuole. E quindi io cosa ho pensato di fare? Di fare la parte forse, non so se chiamarla noiosa, comunque la parte quella che è un po' più lunga, quindi ho realizzato la struttura dell'album, e poi lascio a voi con la vostra fantasia, con il mio materiale che vi do in dotazione, e se volete aggiungere anche del vostro materiale, quello di completarli. A questo punto vi faccio vedere nello specifico ogni album, quindi vi farò vedere come è fatto l'album e quali sono gli abbellimenti abbinati. Allora, questo è l'album da cui ho deciso di partire. Allora, ve lo faccio vedere nei particolari. E dunque, intanto questo è rivestito con della stoffa. Vedete che è della stoffa beige con tutti dei riferimenti glitterati, con del, non so se si vede bene nel video, però insomma è dorata, è un po' sberluccicante, ma molto fine comunque. Dopodiché ho utilizzato degli elastici per inserire i quaderni all'interno, che poi ho decorato, qua si possono ancora aggiungere degli abbellimenti, con del pizzo, e la chiusura l'ho realizzata con questo nastro che mi sembra indicata per i junk journal, un nastro che a me piace molto. Sul frontale ho messo un abbellimento che avrete anche già visto, che è praticamente una tasca all'interno del quale potete andare ad aggiungere ancora qualcosa. Ora vi faccio vedere l'interno. Chiudo solo un attimino, così, perfetto, così non ci perdiamo niente. Allora, all'interno dell'album io cosa ho fatto? Ho inserito questo è l'interno che rimane volendo da decorare. Ho inserito, ve lo faccio vedere così perché così si vede meglio, tre libricini, tre quaderni. Questi tre quaderni che ho realizzato io completamente con della carta che ho stampato, dei miei kit, e poi sono stati tutti fatti con della carta che ho sporcato con il tè, con il caffè. Ho inserito ogni tanto anche dei fogli a righe, così, in questo modo. Qui ho creato una tasca che, vedete, si può benissimo decorare. All'interno ci sono anche delle pagine già stampate. Comunque il tutto realizzato con, vedete qua ancora pagine a righe, con la carta vintage sporcata con il tè che ho preparato io. Questo è ancora un centrino, vedete, che ho inserito all'interno, che si può chiudere per fare una tasca oppure come preferite. E di questi quaderni ce ne sono tre, vedete, questo è il secondo e questo è il terzo. Allora, io per unire i quaderni alla struttura ho utilizzato degli elastici. Vedete che non ho neanche tagliato bene a filo
l'elastico, perché volendo uno potrebbe ancora decorarlo attaccando qualcosa, quindi ho lasciato libero. L'ho fatto in questo modo, così uno può sostituire il quaderno in questo modo qui con un altro, oppure può tranquillamente aggiungere delle pagine. I quaderni comunque in qualsiasi caso sono stati cuciti, non sono dei fogli sciolti, ma sono proprio dei quaderni cuciti. Quindi vado ad inserire di nuovo il mio quaderno all'interno e questo è il retro. Quindi detto ciò, quindi vedete che avete molto spazio comunque per scrivere, perché i quaderni sono belli corposi. Detto ciò, vi faccio vedere gli abbellimenti che ho deciso di dare insieme a questo album per finire di completarlo. Allora, gli abbellimenti sono questi nello specifico. Allora, magari vi faccio vedere. Allora, intanto partirei da queste cosine che... Allora, facciamo così, perché in questo modo riesco a farvele vedere meglio, perché altrimenti non si capisce tanto bene. Allora, io ho inserito dei bottoni che sono vintage, molto carini, che possono servire per decolare. Ve li faccio vedere un po' nel dettaglio. Allora, questo sono due fiori che si possono colorare con della tela sotto, dei bottoni vintage che vanno sempre bene per decorare. Qua ci sono degli strass sempre beigiolini, che quindi si prestano bene al colore delle pagine di tutto l'album. Dopodiché in questo ci sono questi due pezzi di pizzo. Questi sono dei pizzi molto belli, sono quelli che io uso, avrete già visto che utilizzo sempre con parsimonia, perché non li spreco mai, perché sono molto particolari, quindi li uso proprio con parsimonia in tutti i miei lavori. Dopodiché vi faccio ancora vedere delle cose che magari, se ve le metto qui sul nero, si vedono meglio. Ho fustellato perché mi rendo conto che non tutti hanno magari tantissime fustelle, c'è addirittura chi non ha la fustellatrice, quindi magari non può farsi questi particolari che in un attimo rendono subito più bello un lavoro. Quindi questi sono identici, quindi non sto a metterveli su. Vi faccio vedere, ho fatto delle fustellate, vedete queste fustellate qua abbiamo di nuovo un centrino che cambia il colore, però insomma anche questi sono uguali ma cambiano i colori, che servono tantissimo per abbellire le pagine, per attaccare delle foto, per fare quello che vi viene in mente. E anche queste fustelle qui, che a me piacciono tantissimo, non tutti hanno, e quindi ho voluto fare dei particolari in modo, guardate anche questa e anche questa fatta così. Quindi questi adesso ve li ho messi sul nero, così avete un po' un'idea, si vedono un pochino meglio quelle che sono le fustellate e dei particolari per abbellire. Inoltre, in questo album trovate degli abbellimenti che ho realizzato io. Quindi abbiamo una busta, abbiamo questa tasca che ho realizzato con le pagine del libro, abbiamo questa bustina che ho decorato in questo modo. Quindi questi sono particolari che io ho fatto e che voi vi ritrovate solo, diciamo, da attaccare, da aggiungere, da fare quello che meglio credete. Qui c'è un libricino fatto così, e in più ho voluto ancora aggiungere dei particolari di una carta che ho molto bella e che quindi secondo me si presta benissimo ai junk journal, e quindi ho ritagliato queste cornici, vedete, ve le faccio vedere una per una,
che quindi immaginate le inserite all'interno dell'album per finire di decorare le pagine. E qua, sempre dello stesso album, ho ritagliato dei pezzi di carta scrap che potete utilizzare per fare delle tasche. Questa addirittura, vedete che ha delle cose già disegnate, non mi viene in mente il termine, ogni tanto mi perdo dei pezzi. Ci sono questi particolari all'interno del quale si può scrivere, oppure si può usare dall'altro lato, oppure immaginate di usarla come più vi piace, come meglio credete. Quindi questo è tutto il materiale che trovate insieme a questo album, di cui non dovete far altro che mettervi lì e abbellire con la vostra fantasia. Il secondo album è questo. Allora, in questo caso ho utilizzato della carta per il rivestimento. La struttura all'interno è la stessa, quindi fatta con gli elastici. Questo è il retro, dove ho attaccato delle applicazioni e ho attaccato anche del pizzo qui sulla parte laterale. La copertina è un mio abbellimento, è un po' più strutturato. Qui abbiamo una taschina, all'interno della taschina abbiamo già due tag e qui c'è una busta con un'altra tag. Quindi questo è quello che ho utilizzato per decorare la mia copertina. Anche qui ci sono, vedete, tutti degli strass per abbellire i fiori, e ho utilizzato lo stesso nastro per la chiusura. All'interno di questo junk è un po' diverso, perché ho utilizzato, vedete, del pizzo per decorare i bordi esterni in questo modo, e come l'altro junk abbiamo all'interno tre quaderni, anche questi realizzati con una copertina esterna dove ci sono appunto già il fronte retro con delle stampe, e l'interno anche questo tutto fatto con la carta sporcata con il tè, dei fogli a righe e dei particolari che ho già inserito. Anche questi quaderni sono tutti cuciti nel centro e poi bloccati con semplicemente infilati dentro gli elastici, quindi si possono aggiungere dei quaderni, si possono aggiungere dei fogli, si può fare quello che si vuole, anche perché tenete conto che di spazio ce n'è tanto. Ho aggiunto una chiusura che permette di riempire quanto volete il vostro junk e di farlo e di alimentarlo man mano che passa il tempo. Quindi questa è la struttura del secondo junk, e ora vi faccio vedere anche gli abbellimenti che ho abbinato a questo junk. Qui ci sono le fustelle, che sono come quelle che vi ho fatto vedere per il junk di prima. Ve ne metto solo una per tipo, poi ce ne sono diverse, vedete, questa la trovate anche nella versione più neutra beige. Ci sono varie versioni di colorazioni della stessa fustella. Poi troviamo le fustelle al contrario, perché questi sono dei pezzi di carta scrap dove fustellate ma la fustella rimane direttamente sulla carta, in questo modo, che potete utilizzare per fare delle tasche, per abbellire veramente con tutta la fantasia che potete avere. Anche qui abbiamo i nostri fiori e i nostri bottoni vintage, che si prestano benissimo per decorare l'interno delle pagine. Ci sono 10 bottoni, la striscetta di strass. Qua in questo caso abbiamo anche questa fustella un po' più grande,
l'ho fatta diversa dalle altre. Questi due pizzi pregiati che sono diversi, sono leggermente, questo forse uguale, sì, questo già c'era e invece questo è diverso, li ho messi diversi l'uno dall'altro. E quindi questa è la parte fustellata. Vedete, qua abbiamo tutti gli altri particolari che sono uguali ma cambiano le fantasie delle carte scrap. Dopodiché vi faccio vedere anche in questo caso invece gli abbellimenti, che sono diversi chiaramente. Questo è uno, a me piacciono da matti questi micro bigliettini dove poi dentro si può scrivere, si possono attaccare delle foto, si può fare quello che più vi piace. Guardate anche questo, fatti sempre tutti sullo stile vintage. Anche qui guardate com'è particolare di questo, così si apre e poi ho fustellato la farfalla per chiudere il tutto. Abbiamo questa tasca, abbiamo ancora questa fatta con le pagine di libro con una tag già inserita, vedete, con le scritte, i particolari. E poi anche qui ho voluto mettere delle cornici di questa carta, di questo album che a me piace moltissimo e che si prestano veramente bene per i junk secondo me. Quindi ci sono le cornici con i disegni dentro e poi anche qui ho messo dei pezzi di carta scrap. Anche qui abbiamo la possibilità di ritagliare, di scrivere quello che vogliamo o di utilizzarla in un altro modo, di utilizzarla dall'altro lato, perché questi sono tutti fronte e retro, per poter creare delle tasche o fare degli abbellimenti, quello che vi viene in mente. Questo era il secondo album. Spero che vi piaccia questa formula che ho utilizzato in questo video. Ho voluto appunto fare una cosa un po' diversa, dare la possibilità a chi magari non è ancora così pratica nel realizzare strutture, libricini, sporcare la carta con il tè, insomma, che sono tutti lavori che uno pian piano può imparare ma magari per tempo, per voglia, non ha voglia di fare, ma però non si preclude la possibilità di decorarlo e di personalizzarlo come meglio crede. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi e cercherò di farlo più in fretta possibile. Lasciatemi i commenti perché mi piace sempre sapere quello che pensate del mio video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!